Allora, cerchiamo di vedere come dalle osservazioni del satellite Hersche riusciamo a ricavare la presenza di questo anello intorno al centro galattico. Allora, questa è la nostra mappa del centro galattico. Noi utilizziamo diverse immagini in diverse lunghezze d'onda e ricostruiamo nell'infrarosso, ricostruiamo la mappa di temperatura. Allora, noi vediamo qui tutta questa zona qui intorno. Sono temperature dell'ordine di 240 gradi sotto zero, quindi freddo, però per noi relativamente caldo, perché la struttura che per noi è di estremo interesse è invece questa scura qui. Vedete, segue questa forma, un lobo da una parte e un lobo dall'altra. Qui la temperatura scende al di sotto dei 260 gradi sotto zero e, come vedete, crea questa struttura ad infinito, col simbolo matematico dell'infinito, un 8 coricato. L'estensione di questa zona è circa 800 anni luce. Quello che c'è qui, questa è la posizione dove c'è il buco nero al centro della nostra galassia. Allora, da questa struttura ad 8 coricato, questa qui, come ricaviamo il fatto che è dovuta ad un anello che ruota intorno al centro della galassia? Allora, se noi prendiamo un anello fatto con un filo dell'antenna, quello che vediamo è che è un anello che sta nel piano della galassia. Noi siamo nel piano della galassia, dovremmo quindi vederlo di taglio, pressa proprio in questa maniera. In realtà quello che succede è che questo anello è stato deformato, probabilmente da esplosioni di supernova, la causa precisa ancora non la sappiamo, è deformato in questo modo. Così. Allora, con questa deformazione qui, come vedete, la prospettiva, vista sempre di taglio, ci dà proprio questa immagine ad 8 coricato, questa immagine a simbolo matematico dell'infinito. Ed è esattamente questa la morfologia, la struttura di questo anello, che risulta appunto in questa struttura che noi vediamo. L'anello è freddo, è molto più freddo della materia circostante, e quindi risulta come contrasto questa struttura oscura con questa forma caratteristica.